Allora, come dicevo prima, la visita ci porta a una situazione di questo genere, una situazione di sovraffollamento, diciamo, del carcere, perché un carcere per 250 persone ci sono 424 detenuti. Due, il personale è scarso, è sotto organico, ma soprattutto sotto organico sono le figure, quelle specialistiche, ad esempio gli educatori, i pedagogi, gli stessi medici, sono tutte figure al limite, tant'è che gli educatori avrebbero 6 nella, diciamo, pianta organica, allo stato attuale è 1, cioè adesso hanno assunto un'altra persona, però diciamo che è molto difficile, diciamo, avere il personale che poi è portato su questo. Questo problema è che dentro, diciamo, questi numeri emerge un dato politico rilevante. Il carcere non può essere esclusivamente, diciamo, il livello della pena. Il carcere deve essere soprattutto una capacità di rimettere cioè di ridare motivazione alle persone, che non, diciamo, che non ci sia la recidiva, che si riporti nella società un soggetto che, diciamo, cosiddetta giustizia riparativa. La giustizia riparativa parte dal fatto che bisogna inserire nella società, bisogna fare in modo che le loro potenzialità e conoscenze vengano, diciamo, valorizzate, e allora ci vogliono degli operatori specializzati su questo terreno. Qui il governo invece, cioè, pensa solo a fare le mura in cui mette dentro le persone, e questo non funziona, cioè non è perché in questo caso è certo che non, noi riproduciamo all'interno poi la manovalanza per la delinquenza, questo è il dato fondamentale, quindi è necessario invertire proprio l'impostazione. D'altronde un governo come questo, che pensa solo di fare dei centri come quelli dei centri di rimpatrio, che sono le persone che vengono ammassate senza fare nulla dentro, diciamo, quattro mura, o diciamo anche le mura, grandi o piccole che siano, è la dimostrazione che non gliene frega nulla di rimettere, di ridare una possibilità a queste persone. Infine, visto, considerato che molti di questi detenuti, per esempio qui la metà sono detenuti stranieri, con giovani, diciamo adulti, ma giovani, gente di 20 anni, di 22, di 23, 25 anni, il punto non è quello di tenerli in carcere, il punto è quello di rimetterlo dentro il circuito della società, perché solo così noi ricostruiamo un rapporto di fiducia, di relazione, e quindi risolviamo questi problemi. Questa è la dimostrazione che questo governo non ha queste idee, pensa solo al giustizialismo, che però cioè peggiora la situazione, ecco. Pensa di risolvere i problemi manettando le persone, ed è un fatto sbagliato.